non è che in genere mi ammazzi dallo studio, eh. Sì, sì, so che è importante studiare. È molto bello fare anche tante altre cose. Tipo? Beh, tipo correre dietro le ragazze, andare in moto, andare in skate. Vedo che il mondo non è cambiato, tutto sommato, eh. Ai miei tempi, quando mia madre non era in casa, con Angelo, il mio amico, prendevamo due pezzi di cartone, salivamo la collina e da lì... Dai, Ceccio, non sta a far quel muso. Te vedrà che andrà tutto bene. Sta rogna di guerra non ne fermerà. Dai, dai, svelti, muovete quel culo, veloci su per la scala. Avete sentito cosa ha detto il capitano? Un minuto, si parte. Dov'è Zanette? Avevo la sua gamba di mano. Zanette, che cazzo fai ancora seduto? Alza quel culo che stiamo partendo. Lui era a 3 metri da me, io avevo la sua gamba in mano. Siete pronte le armi, porca troia, una ricognizione, non una passeggiata. Qui siamo delle bestie, siamo tutti delle bestie. Zanette, sali, cazzo, che se poi il capitano ci conta ne manca uno, delle bestie. Sali, cazzo! Vincenzo, mi par di sentire odore di benzina. Ma quale odore, Matteo? Senti invece il suono del motore. La mia Prince non mi ha mai lasciato per strada. Ma e quella spia rossa sul cruscotto? Oh, è la temperatura dell'acqua. Basta solo fare una sosta ogni tanto. Cos'è quella faccia? Con quest'auto io e Nirva siamo stati in capo al mondo. A proposito, dov'è che mi stai portando? Sul Grappa. E per la precisione, nella zona di Colcampeggio.